today I'm here at Easy Dive. I came to pick up my new housing for my new camera. So I decided to try to ask to Fabio, which is the owner of Easy Dive, what he suggests to look in an underwater housing. Try to spend less money and to achieve the maximum results. Fino a qualche anno fa magari una macchina a 4, 5, 6 anni riuscivi a fartela, diciamo, bastare. Mm-hmm. Ad oggi, dopo un paio d'anni, ti inizia ad andare realmente stretto. C'è uno sviluppo tecnologico veramente veloce e continuo. E io dico sempre di valutare bene questo acquisto, perché con queste nostre custodie ti permettono di fare un investimento importante, ma poi di portartelo dietro nel tempo, nel senso che le custodie, la nostra custodia è l'unica custodia al mondo ad oggi universale. Quindi sì, investire una cifra importante, però poi è una cifra importante che, se uno sa che ha quella passione, poi comunque nel tempo se la porta dietro. Abbiamo la Leo 2, che è nata nel 2008, chi l'ha comprata a 1490 euro nel 2008, oggi nel 2019, usate meno di 1000 euro, difficilmente le trovi, e comunque sono riadattabili con tutti i modelli di macchine nuove. E rispetto magari a una custodia meccanica, dove ti trovi con quei 40-50 pulsantini con doppio o-ring, e quindi ti trovi ad avere comunque una gestione di un paio di centinaia di o-ring, 150 o-ring in custodia quando la vai ad assemblare, qua in realtà la limiti a quei 5-6 o-ring, capito? Okay. Che sono tra il dorso, l'oblò e i connettori flash. Ecco, i passaggi d'acqua sono limitati al minimo, non ci sono comandi meccanici, tutti i comandi sono elettronici. Quindi è l'unica custodia al mondo operativa standard fino a 150 metri. Tutti i comandi principali, sia per l'aspetto foto che video, le hai a portata di mano in maniera molto semplice. E la cosa fondamentale è che quando impari a usarla, i comandi sono nello stesso modo. Quindi i primi tasti sono i diaframmi, poi i tempi, poi gli ISO, REC, foto, che io metto dentro Nikon, Canon, Olympus, Sony, Panasonic, tutti i vari brand, tutte le varie macchine, i comandi rimangono gli stessi. Quindi imparo a usare la custodia, cambio la macchina che ho dentro, i comandi rimangono lo stesso. Okay. Quindi è un vantaggio non da poco. Questa custodia qua, che sembra chiaramente un po' più pesante al tatto, più voluminosa, questa custodia è neutra in acqua. Non so se voi avete visto i video del bilanciamento della custodia, ma bene o male, con l'80% degli obiettivi che si mettono dentro, macchine custodie, col fatto che ha dentro la centralina elettronica un po' di spazio per le batterie, un po' di spazio per il cavetto, quando alla fine ha un certo volume d'aria di spinta, e ha il vantaggio che in acqua veramente la tieni con due dita. E per dire, certe macchine, tipo nel caso tuo di Sony, addirittura abbiamo dei vantaggi che non hai nemmeno con delle custodie dedicate, meccaniche, cioè noi qui replichiamo, per quanto riguarda le Sony, la macchina prende l'alimentazione dalla batteria della custodia. Quindi, siccome queste mirrorless hanno il grosso problema di avere anche un problema inerente alla batteria, quindi quando hai fatto un'oretta, un'ora qui, un'ora e dieci, sei un po' al limite. Qua hai il vantaggio che la macchina in automatico si prende l'alimentazione dalla batteria della custodia. D'oggi, secondo me, il plus, la differenza veramente tra un'azienda e un'altra, la fa il post vendita. Quindi i nostri clienti ci danno tanto, nel senso che ci danno tanto perché tutti questi feedback per noi sono oro, nel senso che ci hanno fatto crescere, però anche noi riusciamo poi a girarli agli altri, a dare dei consigli, cercare di capire che cosa il cliente deve fare, vuole fare, e indirizzarlo sul modello di macchina piuttosto che di custodia. Siamo partiti nel garage 20 anni fa, hai capito? E oggi abbiamo già fatto 3 brevetti mondiali, e quindi stiamo facendo delle cose veramente importanti, però con la nostra scelta, che è quella di vendere solo direttamente, che ti dico è un po' più dura commercialmente, perché chiaramente ci limita a livello di numeri, però cerchiamo di vendere, come si dice, qualità e servizio, che al giorno d'oggi secondo me vale molto di più dei numeri, ecco.